Pier Vittorio Tondelli, un weekend postmoderno, 1990. Viale Ceccarini, lungo questo viale che da Riccione porta al mare. Insegne multicolori, luci al neon, vetrine di negozi lucenti come specchi, grandi pannelli pubblicitari elettronici che si animano di disegni e di slogan. In nessun'altra città è forse possibile osservare così da vicino e in modo tanto toccante la vita delle cose, l'alternanza della materia come se possedesse essa stessa un ritmo biologico. Così, mentre il mare si fa grigio e si ingrossa, e gli alberi perdono le foglie, e gli uomini della riviera si rinchiudono in casa, anche le cabine, i battelli, le sedie a sdraio, i negozi, le serrande, gli infissi delle finestre si chiudono in se stessi, offrendosi alla salsedine spinta dal vento, alle intemperie, alla pioggia, alla neve, che le invecchierà allo stesso modo in cui invecchia i corpi degli uomini. Che dura per tutta la notte, fino al mattino.